quello che vogliamo fare noi è guadagnare delle rende, crearci delle rende, degli acquedotti. Quindi possiamo mettere qui. Ok, questo è in cima alla nostra piramide. È il risultato che desideriamo. Per avere questo risultato abbiamo bisogno di vari strati, di una serie di basi. Ok? Comunque i risultati vengono da comportamenti. I comportamenti derivano da convinzioni. Ok, quindi sappiamo che se modifichiamo certe convinzioni, modifichiamo automaticamente i comportamenti e quindi i risultati saranno diversi. Questo è chiaro per tutti? Sì. Deals o non deals? Le convinzioni a loro volta derivano dai valori più profondi che abbiamo. Ok? Quindi se noi abbiamo determinati valori e li modifichiamo, se noi abbiamo determinati valori e li cambiamo, cambiano le convinzioni, cambiano i comportamenti e cambiano i risultati. Allora, per esempio, se io sono convinto che ci sia crisi, avrò dei comportamenti di conseguenza per cui magari abbasso i prezzi, per dire. Ok? E quindi casco in una brutta falla, perché abbiamo visto all'inizio del corso, stamattina, che sembra una settimana fa, abbiamo visto che abbassare i prezzi è il primo sintomo di declino. Quindi, al di sotto dei valori c'è l'identità. Quindi al di sotto dell'identità poi c'è la spiritualità, perché comunque la base della piramide è quella vera forza, no? Non è il vertice, per questo per me è importante che sia solida la base dell'identità, cioè se io ritengo di essere una persona che merita, una persona che crea valore, se io sono l'identità, allora avrò determinati valori, avrò determinate convinzioni, avrò determinati comportamenti e determinati risultati. Ma se io la mia identità è quella che sono un buona nulla, eccetera, eccetera, non valgo niente, non ho mai combinato né tutte quelle tip che ci raccontano i programmatori quando siamo piccoli, tipo amici a scuola, genitori, che altro, programmi, insegnanti, ah, il ragazzo è intelligente ma non si impegna, allora io sono uno che non mi impegno. Ok, tutta quella robaccia va a finire l'identità. Il nucleo dell'identità è l'autostima, ok? L'identità è composta da diversi fattori, il nucleo è l'autostima, cioè quanto io ho amore per me stesso, tanto più avrò un'identità più forte. Quando mi guardo allo specchio la mattina, se ho una buona autostima, mi dico delle cose che mi caricano, ok? Se io ho una cattiva autostima, avrò un'identità scarsa e quindi valori, convinzioni, comportamenti e risultati di conseguenza, chiaro? Quindi per avere questo acquedotto, per avere questi risultati, abbiamo bisogno di una forte autostima. Ma l'autostima cos'altro è se non questo? Amore per noi stessi. Quindi, se noi abbiamo tanto amore per noi stessi, rafforziamo molto la nostra autostima. Chi è d'accordo con questo? Se rafforziamo la nostra autostima vuol dire che abbiamo un'identità forte, dei valori forti, convinzioni forti, comportamenti forti, risultati tosti. Ok? Ecco il senso di questo. Questo qui, che è un audio che ho regalato ai primi acquirenti del programma di Anna Maria, questo qui l'abbiamo fatto in modo molto particolare. Innanzitutto abbiamo scelto una frequenza molto particolare, che lavora sul nostro cervello in modo molto penetrante. Poi abbiamo usato i segnali triliminali, cioè con voci nell'orecchio destro che parla all'emisfero sinistro, l'emisfero destro con l'orecchio sinistro, quindi la voce femminile che parla all'emisfero femminile, la voce maschile che parla all'emisfero maschile. Abbiamo messo un'altra voce qui al centro, che viene percepita come il centro, e vengono ripetute parole che vanno a rafforzare l'amore verso noi stessi, la gratitudine verso noi stessi, e la gratitudine è potentissima.
è potentissimo, perché se noi siamo, chi è che ha sentito parlare di gratitudine incondizionata anticipata? Ok, ringraziare e essere grati alla vita è un modo per affermare che noi siamo contenti e quindi attiviamo il campo della gratitudine, e qui che è molto potente, quindi l'universo ci manderà cose per cui saremo grati sempre di più. Gratitudine e perdono. Perdonarci è un'altra cosa molto potente, perché il perdono è come se fosse una grande lavata di incrostazioni energetiche, di blocchi energetici. Diciamo che il perdono è il disinfettante universale. Quindi in questo audio abbiamo inserito tanto perdono, tanta gratitudine e tanto amore, e l'abbiamo fatto in modo che entrasse veramente nel DNA in modo forte. Ok? Questo è il motivo per cui abbiamo fatto questo. E chiaramente, una volta che ci facciamo questo pieno d'amore, lo possiamo ascoltare quando ci pare, possibilmente la sera prima di andare a dormire, per quanto tempo vogliamo, un giorno o tutti i giorni, aumentiamo questo e di conseguenza arriviamo al risultato. Ci sono persone che pensano di poter fare a meno di questo schema, no? E fanno i siti web, fanno i blog e poi si chiedono perché non mi fida nessuno. È chiaro che se voi avete queste competenze, queste conoscenze, voi state un anno luce davanti a tutti gli altri, 100 anni luce, ok? Quindi le informazioni che vi ho dato oggi sono fortissime. Funzionano secondo voi? Dipende da noi. Qualcuno ha ancora usato. Chi è che funziona? Noi!